Da Sfera Ebbasta non ti aspetti che dice io non mi voglio accontentare, non voglio sopravvivere. Ritengo che Sfera Ebbasta sia uno che interpreta molto il mondo dei giovani. Ci può cantare quella di Jovanotti che ha citato? Come posso io non ce ne parti vita? No, ci rinuncio, perché proprio farei fare cattiva figura a Jovanotti, che invece canta molto bene, è una bella, come devo dire, una bella voce che si intona molto bene con i suoi testi musicali. Ora, se vogliamo oggi interagire, dialogare col mondo giovanile, ripeto, dobbiamo cercare di intercettare e di metterci sulle stesse onde di frequenza musicale e non, per cercare di stare accanto a loro per scoprire il loro mondo. Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio in Calabria, ha scritto una lettera ai giovani. Per far arrivare il suo messaggio ha citato i versi di due cantanti, Sfera Ebbasta e Jovanotti. In un'intervista a Sfera Ebbasta diceva: io non voglio sopravvivere, non mi piace accontentarmi, voglio vivere. Io in quell'affermazione di Ebbasta, ma anche un po' in altri testi di Sfera Ebbasta, ho notato, ho percepito una grande voglia di verità e di bellezza. Quel testo che ho citato dice: io non mi voglio accontentare, non voglio sopravvivere, voglio vivere. Io sono convinto che i giovani non vogliono accontentarsi, anche i giovani hanno i sogni. Sto pensando, per esempio, di andare a trovare nei pub, farmi anche con loro qualche aperitivo o trascorrere qualche sera con loro. Ogni tanto lo ascolto, soprattutto di notte, devo dire, proprio per cercare di cogliere meglio i desideri, i gusti, quella che io chiamo la spiritualità dei giovani. Come posso io non celebrarti vita? Se esiste un Dio, forse sì, forse no, canta invece Jovanotti. Ma anche Jovanotti, a suo modo, interpreta molto bene il mondo dei giovani, no? In questo testo che ho citato nella lettera, no? Anche lì si pone quasi la domanda sulla vita, no? Ci sono tutti i dubbi amletici, quel mondo complesso, articolato, ma molto spesso anche semplice, del mondo dei giovani.